La prima fase era della disperazione assoluta, era del pianto, che era non solo il pianto dei bambini disperati di essere al chiuso e di non potersi muovere, ma era il pianto di tutti. Molti pregarono. E poi quasi nessuno più pianse e quasi nessuno più pregò. Perché mi ricordo che negli ultimissimi giorni c'era un grande silenzio, un silenzio solenne, un silenzio essenziale. Molti di noi erano alla vigilia della loro morte. E aspetta per le nasi not cantù. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e i visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare. Vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli. O vi si spaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. La mia umbra l'ha placata, l'umbra che ha slitta, che ha sgriansi la via, la tua, e del cora mia, che ha sgria e ha slitta ansi la via, la tua, la mia. La tua, la mia.